Voglio essere libero. Libero come un uomo. Buonasera. Questa sera ci occuperemo di un argomento di cui Sesta Rete ha già parlato in un altro programma che va in onda da questa emittente. Il programma si chiama La Salute Prima di Tutto. Si è parlato in quella circostanza dei limiti che sono stati imposti alle prescrizioni farmaceutiche. Diciamo che questo problema, che naturalmente ne crea per caduta svariati altri, sia nei confronti dei pazienti sia nei confronti dei medici, è un problema che si vuole affrontare, per così dire, all'italiana. Intendo dire che non si vuole dire la verità né ai medici né ai pazienti. Certo, c'è un problema di costi, c'è un problema di sprechi, c'è un problema di spending review, ma c'è anche un problema legato purtroppo al consumo degli oppiacei, delle sostanze che vengono utilizzate non sempre e non solo come farmaci per curare chi si trova in una condizione patologica particolarmente grave, come possono essere i malati terminali. La verità è però che lo Stato, come dicevamo, ha trovato una soluzione all'italiana. Invece di procedere responsabilmente a colpire gli eventuali abusi, a colpire coloro i quali utilizzano o potenzialmente potrebbero utilizzare questo genere di sostanze non per curarsi ma per drogarsi, e preferisce trasferire la responsabilità nei confronti di altri con il rischio di fare, come si dice, di tutta l'erba un fascio. Ebbene, non è possibile che chi sta male debba pagare per la incapacità dello Stato di assumersi le responsabilità che deve assumersi nei confronti di una lotta senza quartiere giusta nei confronti del fenomeno del consumo di stupefacenti. Ma un malato terminale non è un tossicodipendente, un malato terminale non va a fare scippi e rapine per procurarsi la sua sostanza, un malato terminale deve essere accompagnato senza sofferenza, con la minor sofferenza possibile, verso un'altra vita, e certamente non può essere vessato, oltre che dal suo male, oltre che dalla sua patologia, anche da un sistema istituzionale che non vuole assumersi le responsabilità. Se c'è qualcuno che ha fatto abuso, che fa abuso di oppiacei, bene, sono altre le istituzioni che devono occuparsi, non i medici di famiglia, non le aziende sanitarie, sono gli organi di polizia, sono i carabinieri e la guardia di finanza, insomma sono gli organismi preposti all'ordine, alla tutela e alla sicurezza pubblica. Fingere che esista un problema mentre ne esiste un altro è un fenomeno, come dicevamo prima, tutto tipicamente italiano, che non può essere accettato, non può essere condiviso, anche perché coloro i quali ne fanno le spese sono persone che non possono difendersi come invece potrebbero e dovrebbero fare se si trovassero in una condizione di piena salute. Uno Stato non deve nascondersi dietro la generalizzazione di un fenomeno, non deve mentire, non deve nascondere appunto che gli obiettivi siano altri rispetto a quelli che vengono annunciati, e soprattutto non deve scaricare la responsabilità su coloro i quali o da una parte non possono difendersi o dall'altra hanno il dovere di provvedere, perché la loro scienza, il loro giuramento di Ippocrate, il loro impegno etico nei confronti della professione che svolgono gli impone di provvedere alla somministrazione di determinati farmaci. Bene, un paese che non è in grado di separare il grano dall'olio, che non è in grado di saper individuare le vere responsabilità e la loro collocazione e il loro livello, è un paese che deve profondamente ripensare a se stesso, è un paese che deve profondamente rivedere quelle che sono le sue strutture, i suoi organismi, le sue regole, per evitare che
fenomeni come quello di cui abbiamo parlato questa sera, che si manifestano con le prescrizioni o con le non prescrizioni dei farmaci, ecco, possano ulteriormente abbassare la qualità della vita e possano farlo soprattutto nei confronti di chi questa vita ha già dovuto affrontarla con disagio. Noi abbiamo detto la nostra, adesso vedremo cosa accadrà nelle sedi parlamentari e nelle sedi sanitarie, perché certamente non è giusto nascondere dietro un problema di prescrizioni ben altri problemi legati alla incapacità di saper tutelare lo Stato e i cittadini dal fenomeno dilagante della tossicodipendenza. Buonasera. Voglio essere libero come un uomo.